Ciao amici, vi piace il riso basmati? L'avete mai provato? Ho iniziato a mangiarlo in India nei miei viaggi da ragazza. Io lo mangio quando vado all'indiano. Possiamo mangiarlo anche a casa. Oggi vi parlo della dieta del riso basmati, ottima per dimagrire e per la glicemia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il basmati è una varietà di riso originaria dell'India e del Pakistan. Si differenzia dal riso tradizionale per la sua forma allungata e aromatica. Inoltre è un'ottima fonte di fibre. Le fibre sono importanti per la salute, rallentano l'assorbimento degli zuccheri nel sangue e migliorano il senso di sazietà. La dose giornaliera di fibre consigliata è tra i 25 e i 30 grammi. Il basmati, oltre a essere buonissimo, è un ottimo nemico della glicemia e adatto per i diabetici e anche per i celiaci, perché privo di glutine. È povero di grassi e una fonte equilibrata di sodio necessario nelle dosi giuste. Un altro vantaggio del riso basmati è che non appiccica durante la cottura. Non è molto adatto per risotti e minestre proprio per questa sua caratteristica, ma in compenso è ottimo per insalate di riso con verdure che sono anche sanissime. Trovate una mia ricetta di insalata di riso light e golosa in questo video. Oppure per realizzare il riso alla cantonese o il riso pilaf o da abbinare con il mango o al posto del pane vicino ai nostri secondi piatti e contorni di verdure. È un modo più leggero di mangiare carboidrati e per non avere sensi di colpa. Avete visto amici com'è semplice rimanere in forma con il riso basmati? Se volete tenervi in forma con menù brucia grassi, potete leggere il mio ebook dedicato ai menù light. Il link è in descrizione. Per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. Avere cura della salute naturale è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Mangia sano e vivi meglio!